Io lavoro in un'azienda metalmeccanica dove per la prima volta quest'anno abbiamo aperto la cassa integrazione e stiamo usufruendo degli ammortizzatori sociali. Un'azienda piccolina, siamo 180 dipendenti, un'azienda solida con una proprietà italiana, con un datore di lavoro presente in azienda. Anche se stiamo pagando questa crisi, devo dire però che lavoro in un'azienda dove abbiamo una contrattazione aziendale ottima, veramente ottima, 35 anni di contratti interni. Il mio territorio, che è Bologna, è un territorio che ha sempre tenuto botta, anche nel 2008, un territorio che è stato un po' da traino per la contrattazione aziendale, dobbiamo dirlo, perché le contrattazioni di secondo livello a Bologna sono un'eccellenza. Una crisi che sta facendo sì, però io parlerò dopo un po' del contratto nazionale, sta facendo sì che ci sia una divisione tra i lavoratori. Quello che sta succedendo nel paese, una destra che incombe e quello che gli ultimi atti, Liliana Segre, le intimidazioni e le minacce a Liliana Segre, per me sono una cosa inconcepibile, io non le ammetterò mai. Io sono nipote di un partigiano e mi sono stati trasmessi dei valori importantissimi. Una guerra tra poveri questa, che nei luoghi di lavoro, e io li vivo tutti i giorni, io faccio la delegata da 21 anni, fanno sì che la parola fascismo e razzismo sia all'ordine del giorno, come se la crisi economica sia colpa degli stranieri, quando invece non riusciamo a far capire alla gente che fino a quando non ci sarà una vera lotta alla mafia, una vera lotta all'evasione fiscale, sarà veramente difficile far ripartire questo paese. Beh, io ve lo dico sinceramente, il mio intervento sarà breve. Io non ci sto. Non ci sto a vivere in un paese così. La lotta che dobbiamo fare non è tra noi lavoratori, ma dobbiamo riportare nelle piazze quei valori che ci sono stati tramandati da chi ha pagato con la propria vita perché potessimo vivere in un paese che è definito da tutto il mondo democratico. Sul contratto nazionale, io sono d'accordo con la mia segretaria, ma anche con Bentivogli. È un contratto nazionale ricco, uno dei contratti più importanti degli ultimi anni. Un contratto che però non sarà facile portare a casa. Però io, almeno per quello che ho vissuto io nelle aziende che ho frequentato, io ogni tanto vado anche a fare qualche assemblea fuori. Devo dire che l'ipotesi che è stata votata invece mi fa ben sperare. Mi fa sperare che i lavoratori siano al nostro fianco. Soprattutto perché in questa piattaforma, in questo contratto nazionale, si parla di salario, cosa che gli ultimi anni ha visto i lavoratori pagare la crisi. Beh, io penso un'altra cosa. Quando ci sarà da lottare, i lavoratori ci saranno invece nelle piazze con noi. Ci saranno e come? Se resteremo uniti dentro e fuori i luoghi di lavoro, allora sì, io penso che un paese migliore io lo riesco davvero a vedere. Grazie. Grazie Roberta per il tuo intervento. La parola...